Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati su Pokémon Marrone Merda! Ero lì per smettere, devo essere sincero con questa serie, ero proprio lì tra il sì e il no. Ma col vostro sostegno, e anche perché Zenka non voleva che smettessi, mi sembra incredibile, ma anche Zenka si è appassionata a questo gioco, ho deciso di continuarla, via, perché ho visto che comunque anche a voi un pochino piace. Un po' piace, purtroppo è difficile da scaricare sto gioco e alcuni emulatori non funzionano. Cercate su internet guide perché io provo ad aiutarvi, ma voi se non funziona non funziona, non sono un tecnico, capito? No, non sono un tecnico. Ricordatevi ragazzi di lasciare pollice su questo video per farmi continuare la serie perché ero lì per smettere, eh. Oh, occhio, occhio. Allora, devi continuare, continuare. Allora, se io metto qui i tasti, perché uso il mouse? Ho abitudine con Minecraft. Allora, Pokémon, Rapeseau. Stronzo, Spyro. Spyro fa, mo Spyro fa. Allora, ah, sì. Ok. Dobbiamo entrare in questa grotta. Montelucio. Montelucio, entrata al tunnel. Ok, andiamo a Montelucio. Però ragazzi, io ho un'abitudine, non so se ce l'avete anche voi. Io metto in prima posizione il Pokémon più debole. Eh sì, perché almeno lo alleno intanto. E ci mettiamo Spyro, che è debolino. Ok, siamo a Montelucio, beh, tutto normale fin qui, vai, ci vai in giro, qua c'è già una Pokéball, cosa c'è? Ha trovato. Aspetta che non ho visto, sono andato veloce. Porta MT. Semitraglia! Semitraglia, beh, non è una mossa bruttina, anche roccio tomba, però non la uso perché. Ragazzi, non ci credo! Non ci credo, ragazzi! Mio, ragazzi, me ne frego, questo è mio! Ragazzi, voi non lo sapete, ma io. No, Spyro visto da così fa schifo però, ragazzi. Era bello prima, ma adesso fa cacare. Dai, però, non me lo potete rovinare così, Spyro. No, ma. Infernape lo devo prendere assolutamente. Non mi ricordo. Non credo di avere le Pokéball, cavolo. No. No, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Dai. Questo ragazzi dovevo averlo, lo sapete voi ragazzi, ma io guido l'ape. Io ho un'ape car, ve lo giuro ragazzi. È bianca, però. Vediamo un po'. E il Pokémon Ape 50, beh, un po', tra l'altro è un Ape 50. È il veicolo più veloce e virile del mondo. Le sue tre ruote sono sinonimo di stabilità. Su quello potrei avere dei dubbi, però guardate che ci creda lui. Questo doveva avercelo. Perfetto. Allora, esploriamo un po' la grotta. Podizubat. Cosa vuol dire Podizubat? Un po' di Zubat forse vuol dire. Ma no, questa non l'ho capita. Non l'ho proprio capita questa. Mi sa che Spyro l'ha andato. Ha resistito finché ha potuto, ma. Uso Infernape. Fa un po' vedere. Che poi non l'abbiamo neanche guardato, ragazzi. Mi sono distratto. Mi sono distratto, non l'abbiamo neanche guardato. Adoro Infernape. Oh, ce l'ha fatta! Oh Infernape! Si libera una potenza assurda! Allora, guardiamo un attimo Infernape perché mi sono un attimo distratto. Poi vado a curarli perché sono messi malissimo. Infernape, natura cauta, esci pianino, va pianino, mi, pianino con il fusoncino, andiamo di cauto. Abilità, mosse fuoco, più forte in difficoltà, boh, non so, mai, tipo, è un tipo fuoco, ma aspettavo anche acciaio, però. Ma non è bruttarello, via, è un Pokémon No, Plankton. Qui si sono messi poco impegno per disegnare. Qui si è messo poco impegno. No, dai, non si può, dai, Plankton. Ma va, pucciarla. Ha trovato un antiparalisi. Plankton mi sta sulle palle, lo sai. Plankton è peggio di Zubat. Chi sono io? Irish Pupa vuole perdere. Patrick Stella sono io, mi mangio un bel panino. Ok, sono Patrick e conosco Kanto. Oh la 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 la. Doppia sberla, una delle mosse. Ragazzi, io ho giocato anche a Mystery Dungeon, ragazzi, adesso mi viene in mente. Doppia sberla è una delle mosse più brutte in quel gioco, eh. Chi ha giocato a quel gioco può capirmi. Può capirmi, doppia sberla è una delle mosse cose di più a sto mondo. E solo chi ha giocato a quel gioco può capirlo. Ok, curiamoci. Se riesco a entrare. Ah, benvenuto dal Burdeal. Ricordiamoci al Burdeal. Allora, Burdeal. Ma finito, ho catturato anche un Pokémon raro. Non ho mica capito l'altra. C'è un cartello qui. Attento, Zubat è una sanguisuga.
l'ho capito. È un rompiscatole, sì, ho capito, ma cosa, non ho capito la battuta. Ragazzi, questa non l'ho capita. Per cosa vuol dire po' di Zubat? Certo. Cazzo, sono finito, guarda qua. Beh, basta questo po' di Zubat, hai rotto le scatole, peggio di Zubat, vero? Qui c'è un membro del Team Rocket che... No! Bellissimo! Bellissimo! Shaggy Scooby! Bellissimo! Bellissimo questo! Tra l'altro è pure forte! Madonna, ma con tutto Spyro, il primo colpo, fai il peggio, fagli vedere chi sei! Fallo cagare in mano! Madonna, questo è stato bellissimo! Oh! Una strada ho trovato! Diamo un occhio. Basta, dai, sei bellissimo, ma non rompere le scatole. Oh! Porca miseria, sta rompendo le scatole. Si sente parecchio casino proveniente dalla parte opposta. Meglio andare a controllare. Andiamo a controllare dalla parte opposta. Un po' di Zubats. Andiamo dalla parte opposta, controlliamo. Ma dai, questi qui mi stanno sulle palle. Ma no, mi sta sulle palle. Perché non mi fa neanche scappare? Ratatata, iperdanna! Madonna, ma cos'è questo? Ma madonna, cos'è questo burdel? Sciopero, qui non si... Sciopero! Fidel, fermo, non ti permetteremo di passare, siamo in sciopero. Che? Esatto, dobbiamo dire al... no alla sperimentazione del fossile e del controllo mentale sugli animali. Esatto, multinazionali, ci stanno distruggendo. Guevara, che cazzo di nome è? La vedi la R rossa sul nostro petto? Sta per rivoluzione. Io, ragazzi, guardate, erba! Dove è l'erba? Cazzo, dove è andata? Ha detto che c'è l'erba, dov'è? Ma dai, nel gioco, ma dai, vaffanculo, mi freghi così. Cazzo, andiamo! È furbo però sto vecchietto, è furbo. Uffa, però mamma ha deluso, volevo l'erba. Io sono un campagnolo, quindi l'erba mi attira. Cos'ha? Un po' di Zubat, fantasia, vabbè. Ok, madonna, ratatatata, un glum. Ma come cazzo ha fatto? Ah, ha fumato, non si capiva. Glum. Allora, andiamo avanti. Hasta la vittoria, sempre. Ma che lingua è? Sin da qui, vabbè, è uno stronzo, però si sapeva, è uno stronzo. Madonna, ratatata, non potete con quell'iperzan. È un iper... arriva il gloom. Ratatata, hai... Madonna, ratatata, è un boss. No, è un grandissimo. Solo che non ho niente per curarlo, cavolo. Lotta dura senza paura. Il romagnolo dice pavù. Non ce la posso fare, ragazzi, non ce la posso fare. Smirgol, cosa cazzo c'entra con Gollum, Smirgol? Forse per l'assonanza del nome, ma... Però ci stava, dai. Smirgol. È vero, è il vero nome di Smirgol, è vero. Smigol, è vero. Cazzo, non ci avevo pensato. No, questo ci stava troppo. Ci stava troppo. No, oddio, ma è forte. Cazzo, ma è fortissimo! Infernape, conto su di te, sono in crisi. Ma ha battuto! Cazzo! Ma ha battuto su... Beh, Gollum comunque, ragazzi, Gollum ci stava che mi battesse. Ale, stavolta, Smigol, non mi farò battere. Schizzo, vai, battuto! Ragazzi, avevo 2 PS, cioè, ragazzi, avevo 2 PS, ci stava a essere battuti in questi momenti. Vai, ratatatatata. Madonna, ratatatata. No, ratatatata. Oh, non mi deludere mica, ratatatata, No, che lui è un po' di zoppa, perché lo trovi dovunque. Cavi prima a catturare quello, se proprio ti pesa. Allora, ti evolvi, ratatatata. Chissà se ratatatata si evolve prima o poi. Oh, c'è uno scienziato, buongiorno. Ehi, giù le zampe. Quello laggiù è il famoso fossile del Monte Lucio. Ci serve per esperimenti. No, anche lui. Dai, sembrava così simpatico. Guarda che bello. Guarda, vedi anche un Pokémon di qualità. Cioè, bellissimo, grande. Cioè, un Pokémon di qualità. Allora, dai, questo non lo vediamo neanche. Guagmire. No, non fa.
bellissimo! SpongeBob! Sì, signor capitano! Sì, signor capitano! SpongeBob! Dopo Patrick, Plankton, c'è pure SpongeBob. Ci sono tutti, ci manca solo l'ananas. Vabbè, questo non l'ha neanche via. È una potenza oltremodo invincibile. Attento, quel fossile nelle mani sbagliate sarebbe un disastro. Un disastro. Ehi, fermo lì, ancora. Lupo Lucio! Io lo stimavo un casino, Lupo Lucio, ragazzi. Questo fossile è mio! Spargi pure la voce, Tonio! Cartonio è tornato in città! No! Me l'ha fottuto! No! Me l'ha fottuto! No! Io ho sbattuto tutte le mani stronzi! Qui c'è una sfera! Ha trovato! Io cretino, metto sempre la velocità nei momenti sbagliati! Cosa ho trovato? Però tu che asco! Deve aver trovato un antidoto! Inutile! Ti ho fatto tutta sta strada per niente! Voilà, dai, sono anche morto una volta! Perso! Morto no! Dove devo andare? Non ho capito, ragazzi! Non ho capito dove devo andare. Questo posto non mi è nuovo. Ma nuova città! È una nuova città! Come si chiama? Poste Italiane! Ok, buongiorno, buongiorno. Stai creando un'enciclopedia sui Pokémon interessante. Lascia che aggiunga una lista delle cose che non me ne frega un cazzo. Ah, gli interessa quindi. Bambino, tu sei educato almeno. Meglio un giorno da leoni che mille da... Meglio un giorno da leoni che mille da cento. Questo è filosofico. Questo è filosofico. Buongiorno, signor poliziotto. Questa gente è stata derubata. C'è sicuramente lo zampino dei ribelli animalisti. C'entrano sempre loro, ragazzi. C'entrano sempre loro. Allora, diamo una controllatina. Olè. Oh, la squadra bella è pronta, ragazzi. Guarda, è bella la squadra. Con Infernape. Ragazzi, per la prossima volta vedrò di allenarli un po', perché sono un po' scarsini. Mi è scocciato stavolta non poter usare Spyro stavolta, ragazzi, mi ha scocciato un destemo. Vabbè, vabbè, comunque diamo un'occhiatina in giro. Oh, c'è una vecchia. Ah, la vecchia fa, Ah, la vecchia fa. Sembra la passione del mio marito. Vabbè, dai, soliti discorsi. Cosa vuole? Vuoi scambiare il tuo posto italiano con jeans? Non ce l'ho. Che Pokémon è posto italiano? C'è un Pokémon che si chiama posto italiano. Deve essere carino, deve essere. Deve essere bellino. Bene ragazzi, lo so che stavolta non è che siamo arrivati molto avanti, ma comunque abbiamo finito tutto un percorso e direi che non è poco. Abbiamo incontrato dei sfracasamaroni in una maniera assurda e ho incontrato dei Pokémon bellissimi. Shaggy con Squirtle sono troppo belli, ragazzi, sono dei miti secondo me. Però chissà perché non mi attirano a catturarli, non so perché non mi dicono cazzo, ciò devono essere miei, non me lo fanno dire. Comunque ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto vi ricordo di lasciare il pollice su, se non vi è piaciuto questo episodio vi ricordo di non lasciare il pollice su, condividetelo dovunque, anche a Cesso mi raccomando perché è sempre importante il sostegno, commentate se volete anche vedere un po', cattura quello, ma decido io, me ne prego a volte, sai come, sono uno stronzo di natura. E niente, per il momento col vecchiettino sensei, ricordiamocelo perché qui è un vecchiettino sensei, 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 è finita!